Ursula von der Leyen in Ucraina per confermare il sostegno dell'Europa e per presentare un piano di preparazione all'inverno. La Presidente della Commissione europea, come si vede in un video sul suo profilo X, è arrivata stamani per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha reso omaggio ai vigili del fuoco che si precipitano a domare le fiamme e a salvare le persone quando esplode una bomba russa. La mia ottava visita a Kiev si svolge a ridosso dell'inizio della stagione del riscaldamento, con la Russia che continua a colpire le infrastrutture dell'energia, ha scritto la von der Leyen, assicurando un sostegno supplementare del valore di circa 160 milioni di euro, frutto dei ricavi dei beni russi congelati all'estero, che contribuirà a coprire oltre il 25% del fabbisogno elettrico del paese. Le entrate saranno utilizzate anche per effettuare ordini di armi e attrezzature militari direttamente all'industria della difesa ucraina, ha aggiunto la Presidente. Sempre stamani, l'amministrazione militare ucraina di Kherson ha fatto sapere che nella regione meridionale, in parte occupata dalla Russia, un'infrastruttura critica è stata danneggiata dai bombardamenti delle forze militari russe.